dottore Eugenio Luigi, sì, Eugenio Scrauzero. Luigi, buonasera a tutti, grazie di essere qui a quest'ora ancora tutti quanti. Siete veramente stoici, ma anche la capacità e l'interesse che avete per queste nostre esposizioni è un grosso orgoglio per noi avervi qui. Esperienza clinica nella regolazione neuroendocrina. Farò un po' un sunto di molti degli interventi che oggi sono stati fatti, quindi non mi dilungherò su certe cose. Le slide comunque le avete a disposizione. Sistema neurovegetativo e quello che io chiamo sistema psico-neuroendocrino immunometabolico, perché il metabolico è la parte che lega la comunicazione degli altri sistemi. Se la matrice non è libera, non è in fase sol, questa comunicazione fra i sistemi non avviene in maniera corretta. Quindi è estremamente importante questo aspetto metabolico. Ma chi è che tiene in equilibrio questo aspetto metabolico? Lo è il sistema neurovegetativo. Ok? Sistema neurovegetativo, che come abbiamo visto oggi spiegato da più persone, è basato sulla bifasicità. E questa bifasicità è estremamente importante perché è quella bifasicità che permette la regolazione della matrice extracellulare, che permette alla matrice di essere in fase sol al mattino, di accumulare gli acidi durante il giorno, andare in fase gel, che permette però la risoluzione biologica e il mettersi a posto della matrice stessa. Ecco allora che lo squilibrio metabolico è una progressione, non è un interruttore on-off, oggi sono sano, domani sono ammalato. È un'intossicazione che un po' alla volta fa sì che le cellule dall'equilibrio atomico si sbilancino, la cellula ha una biologia non più conservata fino ad arrivare a funzioni non conservate, fino ad arrivare alla clinica, alla malattia. Ecco allora l'importanza di usare dei test che permettano una vera prevenzione. Se noi ci basiamo semplicemente sugli esami ematochimici, non per niente vengono chiamati esami lesionali, perché evidenziano quello che è già una lesione. È troppo tardi. Se vogliamo fare prevenzione, dobbiamo perlomeno andare sugli esami che valutano lo stress ossidativo, i stress bioimpedenziometrici funzionali, quindi la BIVA, lo SDRIVE, il DROM test o altri. È qui che facciamo la vera prevenzione. Prevenzione perché andiamo a vedere le due fasi orto-parasimpatica su cui il sistema del nostro organismo rimane in equilibrio. E ricordatevi che il sistema immunitario ha la sua massima attività Eccoci qua. Quindi quello che conta è capire che il sistema immunitario lavora nelle ore notturne e quindi nelle ore notturne il sistema immunitario lavora nella misura in cui c'è la secrezione della melatonina che attiva il sistema immunitario, nella misura in cui non ci sia produzione di insulina che blocca il lavoro del sistema immunitario. Ecco allora che il benessere significa proprio attivare queste due fasi e far sì che non ci sia un'infiammazione cronica legata all'acidosi e far sì che non ci sia il passaggio dall'infiammazione acuta, tra virgolette, all'infiammazione cronica. È questo che noi dobbiamo cercare di evitare. Ecco allora che per evitarlo non dobbiamo permettere alla matrice di andare in fase gel in maniera continuativa, perché in fase gel il sistema immunitario non riesce a penetrare la matrice stessa, non riesce a pulire la matrice stessa. E se la matrice non è pulita non avviene nemmeno il passaggio di ossigeno che è fondamentale per far sì che il sistema mitocondriale poi funzioni nella sua capacità di produzione di energia. Ecco allora che uno semplice test che come quello della domanda sui sintomi vaghi da specifici ci permette di capire in un minuto o due quanto in equilibrio è il sistema neurovegetativo e se è in equilibrio allora anche il sistema immunitario sarà a sua volta in equilibrio. Piccolo test fatto durante il lockdown.
durante il lockdown non c'era la possibilità di visitare la gente, non c'era la possibilità di vedere le persone. Ecco allora che abbiamo istituito questi 21 giorni di opportunità, cioè eravamo chiusi in casa, almeno sfruttiamoli bene. Questo era il concetto, ok? 21 giorni dove si faceva meditazione e training autogeno, una prassi alimentare alcalinizzante con idratazione e nutraceutici, un'attività fisica fatta di esercizi, ma soprattutto il rispetto dei bioritmi. Cosa è successo facendo 21 giorni di questa attività? È successo questo. Se qui mettiamo lo stressometro di Zung, il test del livello dell'ansia, sulla verticale abbiamo usato il test di Buteyko per la valutazione della tolleranza alla CO2 e sul diametro il numero di sintomi vaghi da specifici, il triangolo rosso che si formava era l'inizio, dove queste persone avevano iniziato, sono le medie ovviamente, delle persone, di 150 persone, dopo 21 giorni il triangolo si era spostato qua, con un centro quasi vicino all'area del benessere. Queste sono le medie, il tutto statisticamente significativo, quindi la variazione degli stili di vita, dell'idratazione e dell'assunzione anche di nutraceutici aveva portato le persone a un livello di benessere estremamente migliore. Quindi cos'era recuperante? È importante recuperare l'alcalinizzazione per portare la matrice da gel a sol, adottare un'alimentazione alcalinizzante ed equilibrata, assumendo bicarbonati e citrati, recuperare i bioritmi sonno-sveglia, respirare profondamente, tipo training, tipo yoga. L'ossigeno è importante per i mitocondri, perché senza l'ossigeno non producono energia. La cosa più importante che abbiamo visto nei test fatti, sapete qual è? Non tanto se la persona respirava o meno, ma era quello di espirare tutta l'aria, in modo che l'aria che entrava fosse un'aria ossigenata. Molte volte il respiro è troppo superficiale, non buttiamo fuori tutta l'aria e non abbiamo abbastanza ossigeno a disposizione. E incrementare l'apporto di ossigeno eventualmente anche col self-food. Vi riporto solo tre casi clinici. Allora, una ragazza di 16 anni, all'anamnesi della prima visita, da anni continue infezioni di via aerea superiori, una o due volte al mese, otiti trattate con reiterati cicli di antibiotici e cortisonici, sonno non ristoratore, amenorrea dopo alcuni cicli oligomenorroici, sonnolenza diurna e apatia quasi depressiva, stanchezza generale e scarse motivazioni nello studio, che con varie insufficienze non procede, ha lasciato addirittura lo sport, era una pallavolista, per l'eccessiva stanchezza. Questo era il quadro uscito al primo controllo. Emozioni, sintesi proteica, sistema di detossificazione, sistema muscolo-scheletrico, praticamente riportavano un po' tutto quello che era nell'anamnesi. Quindi mi raccomando, SDRIVE sì, ma fate anche una buona anamnesi perché è fondamentale poi per capire cosa fare. Dopo i primi tre mesi, ma soprattutto dopo i sei mesi, dopo nove mesi quindi dal controllo, a parte il primo mese di trattamento, non si sono ripresentate le bronchiti e le otiti di cui soffriva, si sono ristabiliti i ritmi sonno-veglia e si è molto ridotta la sonnolenza diurna, ricomparsa del ciclo mestruale regolare e si sente molto più energica e le motivazioni scolastiche e il tono dell'umore sono migliorati. Ha ripreso lo sport con rinnovata freschezza. Quindi una madre che si è ritrovata veramente non felice di più perché non sapeva più cosa fare con questa figlia. Vi mostro solo alcune cose che erano presenti. La panoramica dei sistemi chiave, dal primo, secondo al terzo controllo. Voi vedete che le priorità da 5, primo e secondo controllo, sono diventate 2 con 3 consigliati. Abbiamo la priorità negli interventi, 5 livelli di priorità nel primo, nel secondo, 4 nel terzo. Ed infine la disregolazione degli indicatori dei sistemi di supporto, che da molto complessa che era all'inizio, diventa più semplice già nel secondo controllo, nel terzo controllo solo 3 sistemi interessati. Tutta la parte legata al sistema immunitario partiva con 71, non preoccupatevi se il valore inizialmente cresce, perché l'attivazione del sistema immunitario è il modo con cui il corpo mette a posto le cose, ok? Quindi non è detto che nel primo o nel secondo controllo poi i valori siano subito più bassi, però sicuramente a livello del sostegno intestinale da 26 si è passati a 15 punti, poi sono tornati a 22, ma perché aveva anche disregolato un po' l'alimentazione. E infine il sostegno cardiocircolatorio, voi vedete,
attivazione nel primo controllo che porta poi però a un ristabilirsi degli effetti molto più bassi. Interferenze, qui era stata molto più precisa, ok, nel togliere, poi cosa volete, a 16 anni il telefonino torna ad avere la sua importanza per tutti gli amici e quant'altro, e lei stessa aveva affermato e ammesso che era tornato fuori il problema. Vitamine, importanza di tutte le vitamine, importanza dei sali minerali, ok, come supporto. Considerate che tutti i sistemi enzimatici poi viaggiano sulla presenza o meno di vitamine e sali minerali nel nostro corpo, quindi un'integrazione bilanciata di queste è estremamente importante. E gli acidi grassi che evidenziano l'aspetto infiammatorio della situazione prima di tornare alla normalità. Antiossidanti, vedete come nel tempo, dandogli un supporto, sono migliorati estremamente. Aminoacidi, stesso discorso, l'integrazione porta necessariamente a un miglioramento fino al danno ambientale che si riduce nel tempo. Guardate come si sono ridotti i valori. Indicatori di resistenza ottimali. Questa attivazione finale, a mio avviso, voi pensate che nell'ambito della evoluzione virus, muffe, fanno parte del sistema di pulizia del corpo, ok? Quindi può essere anche che compaiano questi nella fase finale. Quello che conta è come dopo la persona vi dice che sta, quello più importante che la persona vi deve dire. Nelle limitazioni alimentari, vabbè, non c'era niente di preciso sui suoi aspetti, vale comunque il fatto che stanchezza, qui aveva il discorso del lattato, ok? E quindi stanchezza, algie muscolari, ancora presente nell'ultimo, anche se però nell'anamnesi era uscito che aveva ripreso l'attività fisica con più energia. Ed infine sistemi in disequilibrio, qui abbiamo il secondo caso, una persona maschio di 59 anni con patologie molto importanti, un'anemia emolitica autoimmune con splenomegalia, piastrinopenia associata, astenia, dispnea da sforzo con iterosclerale, calcolosi alla colecisti, due calcoli di 4 cm e alla prostata, urine ipercromiche, elevato peso specifico a 1035, difficoltà di deambulazione per argie interarticolari. In terapia con cortisonici prendeva delta cortene 80 mg die, bombette, okay? Inibitori di pompa, folati, gruppo vitaminico B e colecalciferolo, pressione arteriosa a 145-95 e una frattura da stress alla mano destra. Integrazione, si è passati da questi squilibri a quello emozionale, della sintesi proteica, adrenergico e cerebrale, e dopo 4 mesi i parametri ematochimici di laboratorio sono nettamente migliorati, l'astenia e la dispnea da sforzo sono sparite, come pure l'iterosclerare, ed ha ripreso le camminate che di solito lui faceva. Con l'idratazione corretta l'ipercromia urinaria si è notevolmente ridotta, eppure i livelli di acidosi che erano presenti. La terapia cortisonica è a scalare, ora prendeva 5 mg die rispetto agli 80 di prima, gli inibitori di pompa prima ridotti ora sono stati sospesi. Perché? Perché l'inibitore di pompa ti evita di eliminare gli acidi dallo stomaco, ma se quegli acidi non li elimini dallo stomaco, che è un mezzo di compensazione, vanno in tutto il resto del corpo, ok? E la pressione arteriosa progressivamente è scesa fino a 135-75, quindi nettamente migliorato, e qui vedete anche i suoi sistemi, come sono passati da 5 priorità iniziali a 4 e un consigliato. L'attività delle categorie di intervento si sono ridotte, ma soprattutto, vedete qui, erano carenti vitamine, acidi grassi, minerali, che con una corretta integrazione poi sono spariti nel report di controllo. Ma perché questo è importante? Perché vitamine e sali minerali, quello che vedete scritto in rosso qui, sono essenziali per il passaggio di tutto l'aspetto metabolico della digestione proteica di carboidrati o di grassi. Senza queste scritte in rosso, quindi senza queste vitamine, senza questi sali minerali, senza la carnitina che permette il passaggio degli acidi grassi ad acetil-CoA, il substrato non lavora per il ciclo di Krebs, e se non lavora per il ciclo di Krebs non mi produce energia,
E questo è fondamentale per far sì che la persona riesca a recuperare le sue energie e ad andare avanti. Ecco allora che vedete come i sistemi di supporto calano, poi cambiano e calano nel tempo. Vado veloce perché so che i tempi sono ristretti. E valore evidenziato all'inizio di 112 è diventato 41 di là, quindi nettamente migliorato nel tempo. E anche dal punto di vista del sostegno intestinale, da 36 si è passati a 22. Sostegno circolatorio è rimasto comunque alto, qui purtroppo non abbiamo il punteggio, dobbiamo chiedere che ci facciano il punteggio anche di questo possibilmente, e negli integratori, nelle interferenze di frequenza, anche queste sono diminuite. Indicatori di vitamine nettamente migliorati rispetto dal primo al secondo aspetto, tutta la parte dei minerali nettamente migliorata, e infine indicatore degli acidi grassi, anche qui vedete come rimane solo l'essenzialità di mantenere un po' di omega 3 come effetto antinfiammatorio. Voi sapete che gli omega 3 sono quelli legati proprio al discorso dell'antinfiammatorietà. Infine, negli antiossidanti sono venuti fuori un pochino alcuni, ma perché considerate che nell'aspetto infiammatorio questi vengono consumati, d'accordo? E quindi è possibile che poi ricompaia qualcosa in più. Gli indicatori di aminoacidi, scusate, stesso discorso, vengono consumati nelle fasi infiammatorie, quindi dopo è opportuno dare un minimo di integrazione, e nel danno ambientale si è ridotto decisamente le sostanze chimiche e gli idrocarburi, è rimasto un po' le radiazioni, considerando però che aveva appena fatto una panoramica per l'estrazione dentale, quindi era uscita anche questa voce. Indicatori di resistenza, voi vedete che mentre prima c'era una lieve indicazione sulla presenza di batteri, di parassiti, poi nel controllo è sparita anche tutta questa. Negli additivi alimentari, attenzione, il lattato, algie muscoloscheletriche, cloruro di magnesio, perché la persona lo prendeva ripetutamente ed è uscito poi negli additivi alimentari, e l'anidride carbonica, acido carbonico, considerata la dispnea da sforzo che aveva, anche se presente poi, è comunque migliorata anche su questo. Limitazioni alimentari, abbiamo queste limitazioni per il soggetto: segale e asparagi, che erano alimenti che lui usava, e anche la trota, per delle sue attività. Gli piaceva la pesca, prendeva le trote e mangiava poi segale e asparagi nella sua alimentazione abbastanza frequentemente, e comunque erano usciti come rapporti eccessivi. Ultimo caso, poi finisco. Una signora di 50 anni, proprietaria di una pizzeria al taglio di kebab, lamenta da più di 2 anni una tosse non molto forte ma persistente, difficoltà digestive con pancia gonfia dopo i pasti e senso di costrizione toracica. Pancia gonfia dopo i pasti, permettetemi solo una parola: provate a mettere un cucchiaino di zucchero e un bicchiere di Coca-Cola, cosa succede? Se quel cucchiaino di zucchero mettete in un bicchiere d'acqua, non succede nulla. Quindi quando vi dicono la pancia è gonfia, è perché c'è un livello di acidosi nell'intestino eccessivamente alto, tutto lì. Quindi imparate a usare anche questi sintomi, tra virgolette, come aspetto diagnostico, ok? Viene già visitata da altri colleghi che per una sindrome da reflusso gastroesofageo le hanno prescritto gli inibitori di pompa, che però non hanno sortito migliori effetti se non peggiorare la digestione, che è diventata più difficile e lunga. Chiaro, gli acidi servono per digerire, tu glieli blocchi, la digestione diventa più lunga. Spesso manca il fiato, pensate a tutto il discorso del reflusso, algie diffuse, e si sente un senso di costrizione toracica, per cui viene fatta diagnosi di alcuni colleghi di asma bronchiale e le vengono dati i broncodilatatori. Arriva, quindi considerate sotto l'aspetto psiconeuroendocrino metabolico, il disequilibrio è già a livello neuroendocrino, qui siamo sotto stress cronico, pensate a 2 anni senza riuscire a dormire bene perché c'è una tosse consistente e persistente. Al controllo, la tosse presente da oltre 2 anni si è risolta nel giro di poche settimane,
non sente più il senso di costrizione toracica che prima creava affanno e la limitava nel lavoro, l'attività gastroenterica è migliorata con tempi digestivi adeguati e valida per i stalsi, non sono più serviti gli inibitori di pompa, prima ridotti e poi sospesi con risoluzione delle algie ricorrenti, sospesi anche i broncodilatatori che comunque non avevano portato alcun beneficio. E qui voglio far presente una cosa, che se io sto soltanto quello che mi dice lo SDRIVE, questa persona era peggiorata. Ma era peggiorata perché aveva riportato in acuto il sistema che era ormai cronico, e se lo riporto in acuto chiaramente i dati dello SDRIVE mi vengono maggiori come ampiezza di intervento, d'accordo? Qui aveva nella cronicità solo due categorie di intervento, dopo erano diventate tutte. Però ricordatevi la legge di Ehring che dice che le patologie guariscono facendo un percorso inverso a quello con cui si sono presentate, e tutti questi sintomi probabilmente lei li aveva avuti in passato, finché un sistema cronicizzato e quindi bloccato nella sua matrice che non reagiva più l'aveva portata alla cronicità. Ma malgrado le categorie di intervento siano aumentate, al controllo la percezione di benessere della persona è entramente migliorata, a conferma che il riequilibrio del sistema neurovegetativo porta a una risoluzione dei sintomi, anche se momentaneamente possono andare in acuto. E questo è estremamente importante. Vedete qui come i sistemi di supporto, che erano inizialmente molto ampi, okay, si sono ridotti un pochino. Chiaramente sono uscite le emozioni che questa signora teneva molto represse, e l'illustrazione e bellissima esposizione stamattina di Lucia ha evidenziato questo aspetto importante della espressione emotiva, che è quello poi che in psicoterapia io faccio, e l'apporto sul sistema intestinale, cardiovascolare, ma soprattutto sul glutine. Ricordatevi che era una persona che lavorava facendo pizze tutto il giorno. Vedete che il glutine è rimasto. Se qui non lo togliamo, chiaramente non miglioriamo gli aspetti. Comunque i valori totali da 95 sono passati a 83. E infine gli indicatori di sostegno intestinale, che sono rimasti comunque bassi, ma che mi segnalano il discorso emozionale e salute cerebrale. Ovvero sì, abbiamo fatto un percorso indietro. Dal sintomo corporeo siamo tornati al sintomo psichico. Ricordate che quel sistema psico-neuroendocrino-immunometabolico parte dalla piedi psiche, ok? E quindi è estremamente importante poi fare questo percorso un momentino a ritroso per ritrovare il benessere. Dal punto di vista degli indicatori di sostegno circolatorio, da 7 si passa a 4-6, e infine dal punto di vista delle interferenze esistono solo un po' queste interferenze della corrente elettrica, però considerate che lei lavora con i forni per scaldare le pizze e il kebab, quindi è lì vicino, non può farne a meno di essere un minimo contagiata. Vitamine, ovviamente nella fase acuta si sono consumate, sono richieste maggiori vitamine, e nella fase dei minerali stesso discorso, comunque con dei minerali che sono abbastanza sotto un giusto controllo. Gli acidi grassi, la parte infiammatoria estremamente importante, quindi considerate da una prima fase dove erano carenti sia gli omega 3 soprattutto antinfiammatori, siamo tornati a una fase quasi di giusto corretto controllo delle cose, e gli indicatori degli antiossidanti che molto carenti, ma perché appunto nelle fasi infiammatorie questi vengono eccessivamente poi consumati. Vi dicevo, aminoacidi, stesso discorso, come anche se per certi aspetti alcuni quadri di questo caso clinico sembrano tra virgolette peggiorati, l'anamnesi riporta un benessere ottimale, tant'è che anche nei fattori di resistenza, pur essendo presenti, vi dicevo prima, possono rappresentare una percezione di, diciamo, situazione di pulizia, presenta nelle limitazioni alimentari alcune cose che lei usava di frequente, l'uva verde e il grano saraceno, ma soprattutto per quanto riguarda gli additivi alimentari c'era il discorso della broncocostrizione legata al lattato di sodio, al ferrocianuro di potassio che dà dispnea da sforzo, okay? Mentre invece nel controllo abbiamo ancora questi dati, ma un po' meno presenti. Vi riporto le sue parole per concludere.
Non avrei mai immaginato, dopo anni di tormento, di continue visite agli specialisti senza risolvere nulla, di molteplici approcci terapeutici provati, di poter vedere i risultati in così breve tempo. Già dopo la prima settimana di prassi alimentare, come da lei consigliata, e di integrazione con i prodotti che mi ha dato, mi sono sentita meglio. In 15 giorni è sparita la tosse, che mi tormentava da più di 2 anni, non più quel senso di costrizione toracica che avvertivo, e le dirò che anche il tono dell'umore è molto migliorato. Voglio proprio continuare questo percorso, ci invita, finita la seduta, ad andare a mangiare la pizza da lei, e quella è la pizza che ci ha preparato, una maxi pizza che ho dovuto portare a casa un po' i miei figli perché era impossibile riuscire a mangiarla da soli. Ecco allora che il riequilibrio neurovegetativo è estremamente importante. Ricordatevi di alcalinizzare, togliere i livelli di acidosi che gelificano la matrice. La respirazione in questo è molto importante, perché quando eliminiamo CO2 con la respirazione, questa deriva dall'acido carbonico che formiamo nel nostro corpo. Ricordatevi tutto il discorso dei sistemi tampone polmonare e renale. Gli acidi normalmente noi li eliminiamo con l'urina, però dobbiamo bere per eliminarli, perché se non beviamo, considerate che è una delle cose più difficili da far capire alla gente, l'importanza dell'idratazione. Corretta idratazione sarebbe 0,5 litro più 0,25 litro ogni 10 kg di peso, ricordatevi questo. E quindi poi le urine ovviamente assumono colori diversi in funzione del livello di idratazione e quantità per coefficiente di compensazione e peso, è quello che vedete scritto qui. Poi nella scuola di alta formazione questo viene detto più volte, ovviamente. L'altro aspetto importante è conservare i bioritmi, perché i bioritmi sono quelli che permettono poi al sistema immunitario di andare a pulire. Ricordatevi il riequilibrio metabolico, ve ne abbiamo parlato anche stamattina, con quella che è la bilancia ipocampale, far sì che la fase ortosimpatica che attiva l'amigdala sia riservata alla mattina e al giorno, non alla sera, ok? Quindi un integratore che sia tonificante al mattino, un integratore che sia alcalinizzante e sedante nella sera, questo è estremamente importante per mantenere questa bilancia ipocampale. Qui vi ho messo alcune sostanze che hanno un effetto ortosimpatico tonico, quindi da prendere al mattino possibilmente, estremamente importanti. Qui vi ho messo anche cosa fanno regolarmente, normalmente. Questi sono alcuni aspetti estremamente importanti, specialmente l'N-acetilcisteina come precursore del glutatione e quindi della formazione poi di energia nel mitocondrio, e alcune importanti sostanze tipo il Selvut per mantenere tutto il contenimento dello stress ossidativo che è alla base del benessere. E infine alcune sostanze che servono invece nella fase parasimpaticotonica, quindi di attivazione di tutto il sistema immunitario, estremamente importanti. Ricordatevi anche il tiglio come molecola estremamente valida per indurre il sonno e mantenere un sonno più profondo. E con questo chiudo. Vabbè, qui vi ho spiegato tutte le varie attività che possono avere queste sostanze per mantenere il sistema neurovegetativo. Chiudo con il promulgarvi questo invito a iscrivervi alla scuola di alta formazione, dove tutte queste cose vengono spiegate un momentino con un po' più di tempo e con un po' più di approfondimento. Vi ringrazio tanto per l'attenzione. Non possiamo pensare alla nostra salute solo quando ci ammaliamo, perché noi siamo quello che sortisce dalle nostre scelte quotidiane. Buona vita a tutti.